Io ci provo ad essere positiva, ma poi la malattia prende il sopravvento nella mia mente e non riesco ad esserlo. Ecco che cosa mi dice questa persona. Allora, partiamo da questo input. La mente, il nostro cervello, è un muscolo. Quindi, come qualsiasi altro muscolo nel nostro corpo, per funzionare bene deve essere allenato. Perché se non viene allenato e lavora a livello inconscio, la nostra mente senza consapevolezza è costruita per radicarsi nelle nostre paure, nei nostri meccanismi più disfunzionali e nelle nostre convinzioni ovviamente più autosabotatrici. Ok? Quindi la mente va allenata, ovvero siamo noi a dirigere il nostro pensiero. La seconda informazione che vi do è che il cervello in realtà è deputato, cioè ovvero la sua funzione è quella di dare significato a tutta l'esperienza che noi abbiamo e sperimentiamo con il nostro corpo. Quindi noi nella nostra giornata viviamo ovviamente tantissime esperienze, tantissime situazioni. Noi ogni istante della nostra vita decodifichiamo questa esperienza attraverso il cervello, ok? Quindi il cervello è lì apposta per dare significato e senso a tutto ciò che ci accade. Quindi quando capita la diagnosi, quando arriva la malattia, capite bene che il cervello, ok, crea il suo significato, ma l'inghippo sta proprio qua. Quindi come crea quel significato? Perché quel significato si va a creare in base alle convinzioni, alle credenze che noi abbiamo all'interno del nostro sistema, mente, corpo, anima, ok? E che molto spesso questo sistema di credenze, di convinzioni, è un sistema che ci è stato in qualche modo trasmesso, ok? Quindi da bambini noi in realtà abbiamo assimilato informazioni dalla famiglia, dal contesto, dalla società. Quindi in base all'educazione avuta e anche alle esperienze che piano piano si sommano nella vita della persona, si crea questo significato. Ma capite bene che il significato che 10 su 10 o 9 su 10 comunque viene dato nel momento della diagnosi, non è un significato utile, funzionale alla crescita della persona. Fra l'altro, c'è in linea all'orientamento della persona stessa, dell'essere umano, perché noi siamo venuti a questo mondo in realtà per crescere, ok? Non è stato fatto sotto questa forma qui, è stato visto in realtà come disagio, ok? Come una tragedia, come una sfiga, come una sfortuna, come bla bla bla, ok? E quindi la reazione che può essere data è solo di vittimismo. Quindi a questo punto sarà facile comprendere quanto è essenziale lavorare sulle proprie convinzioni. Sulle proprie convinzioni inconsce, su quelle credenze che si sono radicate dentro di noi e che magari non ne siamo assolutamente neanche a conoscenza. Quindi ci portiamo dietro dei retaggi culturali che magari non sono neanche nostri, non appartengono ai tempi nostri, ma comunque ci sono stati ereditati, ok? Quindi il primo lavoro ovviamente essenziale da fare è lavorare sulle convinzioni. Per poi ovviamente arrivare a dare un significato utile, okay, alla trasformazione della persona in concomitanza con la malattia, e questo io è quello che faccio durante il percorso del Change Cancer Program, okay, per poi allenare la mente. Quindi vedete bene che non è così semplice. Pensare positivo, o meglio, per come lo chiamo io, è pensare in maniera costruttiva. Badate bene, è il risultato di un processo. Non è, ripeto, schiocco le dita e wow, adesso penso positivo. Perché dentro, in maniera profonda, c'è sempre, ok, comunque quel significato inconscio che viene dato alla malattia e alla situazione. Quindi, fin tanto che la persona non va a elaborare tutto questo, cioè, l'atteggiamento non può essere assolutamente positivo e costruttivo, ma anzi si radicherà sempre di più alla paura, all'ansia, alla frustrazione, ok? Quindi
È inutile che noi la vogliamo fare semplice, cioè in realtà, ok, per poter pensare positivo c'è un allenamento da fare, ok, e un lavoro profondo anche da fare. La ricerca del significato ovviamente è una ricerca individuale ed è un'analisi che viene fatta durante la prima sessione del Change Cancer Program. Quindi per questo io non vi posso dare la pillola magica, perché giustamente, ovviamente, ogni storia è unica e di conseguenza ogni persona porta con sé le proprie lezioni. Quindi per quanto riguarda il significato non vi posso assolutamente dare la pillola magica. Per quanto riguarda invece provare a, no, partire un attimino un po' con l'allenamento della mente, vi posso dare questo esercizio che vi garantisco che se mettete in atto fin da subito per un tempo abbastanza prolungato, vedrete subito degli risultati effettivi nella vostra vita. E questo esercizio è l'allenamento della gratitudine. Come funziona l'allenamento alla gratitudine? Ogni mattina di fianco al comodino, piuttosto che in cucina, insomma, in un posto dove vedi, ok, quindi ti salta all'occhio e di conseguenza la tua mente si ricorda che devi fare l'esercizio, tieni un quadernino e incominci a scrivere tre cose per cui essere grata nonostante tutto. Anche se non senti proprio veramente questo sentimento di gratitudine perché tutto è di merda e vedi tutto nero, ok? Chi se ne frega? Cioè, perché? Perché la strategia più efficace è fare come se, ovvero la nostra mente non riconosce ciò che è reale da ciò che non lo è, ok? Quindi potrebbe esserci, voglio dire, il diluvio, ma tu potresti volendo essere le Maldive, perché noi abbiamo questo potere immaginativo pazzesco. Quindi non importa che tu senti la gratitudine, importa che tu scrivi la gratitudine. Quindi parti da cose, fra virgolette, banali, scontate, quindi grazie per quella casa, grazie perché respiro, grazie perché ho dei vestiti, grazie perché mi posso mettere delle scarpe, grazie perché ho qualcuno che mi ama. Insomma, tutte cose, ripeto, che non sono assolutamente banali, non sono assolutamente scontate, che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma che non le vediamo, ok? E incomincia da, ripeto, le cose più apparenti, ok? Le cose proprio più tangibili, ok? Dopo che un po' di giorni, per un bel po' di giorni hai fatto questo, puoi passare anche a grazie, perché oggi ho fatto così, magari una settimana fa non l'avrei fatto, ok? Questo sicuramente già ti aiuta a portare pensiero più focalizzato, più orientato, più positivo, più costruttivo, ok? E poi piano piano, ripeto, con la tua mente si può fare tanto, tanto altro. Perché? Perché abbiamo veramente un potere enorme che non stiamo sfruttando. Tanto di più che ci è arrivata la malattia come campanello, per non dire una bella campana, una bella rintronata nella testa, come messaggio, ok? Quindi per oggi è tutto, spero di aver risposto a questa domanda, vi invito a metterne altre, buona giornata, ciao ciao!